Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale YouTube. Così iniziamo tutti una settimana interessante. Questo è un buon momento per impostare un programma per un lavoro efficace. Oggi è lunedì 28 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Arrivederci a Venere, che se ne va. Che peccato, Venere e il Sole erano così affettuosi, e adesso lei se ne va, incontra il suo amante Marte in Leone. Oltretutto vi farà spendere un botto, anche perché con Mercurio in dodicesima casa la razionalità oggi si addormenta e gli amici, alia su Urano, tendono a trascinarvi in situazioni imbarazzanti, eppure costose. Nulla di male comunque, se non per il portafoglio. La cena goliardica sarà divertentissima, il cibo strepitoso, l'affiatamento tra voi superlativo. Importante però partecipare all'allegria generale senza lasciarvi sfuggire parole di cui vi potreste pentire. Sono i vostri segreti e tali dovranno rimanere, doppiamente se riguardano questioni di lavoro o faccende di terzi che non devono tassativamente essere sbandierate in piazza. Un giovane mette in crisi la coppia, solo con uno sforzo di sincerità e comprensione i partner riusciranno a mantenere saldo e vivo il loro rapporto. I single hanno il loro da fare con un giovane, Bruno, che si mostra un perfetto ingannatore e che cercherà di metterli nei guai. Pettegolezzi sul vostro conto o su quello del partner, cercate di tenere un profilo estremamente basso e di dare meno peso alle dicerie che si vanno facendo in giro, ma lavorate per smentirle. Sappiate concludere presto un impegno o un contratto, non avete molto tempo per avere speranze di successo. Complicazioni nel dialogo in famiglia, potrebbe accadere anche che vi sentiate incompresi e vorreste mandare all'aria tutto e tutti. Mercurio oggi non è tra i più positivi. Oggi vi sentirete nervosi e agitati senza nemmeno sapere perché, sono possibili anche malintesi con amici, parenti e colleghi. Oggi, per chi studia, sarà meglio prendersi una giornata di relax. Amore con le ruote a terra oggi, vi sentite come frastornati e pieni di dubbi e incertezze. Colpa di Venere che vi si para contro non con le migliori intenzioni. In serata la luna potrebbe fare peggio. Buon inizio di giornata anche se vi sentirete preoccupati generalmente. Il problema che avete in effetti è molto più facile da risolvere di quanto possaite immaginare. Non siete più accondiscenti come una volta e questo può creare qualche problema con le persone che avete vicino, soprattutto oggi che Mercurio cerca di mettervi il bastone tra le ruote e tende a crearvi qualche problema. Non rimandare ciò che dovresti fare. Mantieni le tue promesse. Sarai molto generoso oggi. Metti del denaro da parte se puoi. Oggi Venere vi consegna un giorno nuovo che per molti potrebbe essere ricco di novità in amore e dal punto di vista sentimentale molto emozionante. Alcuni potrebbero anche ricevere proposte a sorpresa. Il passato è dietro le spalle e il futuro si apre davanti a voi pieno di opportunità eccitanti, non è il momento di esitare ma di prendere al volo quello che vi si offre. La vostra popolarità è in rapida ascesa in questo momento, a parte qualche inceppamento passeggero. È una buona giornata per voi quella di oggi, per scoprire se avete le attitudini giuste per portare avanti un vostro progetto o quello di un'altra persona, che contava su di voi e sulla vostra professionalità per averne un ricavo. In vista qualche nuova opportunità di lavoro o di cambiamento. Proseguono le felici premesse indicate nella giornata di ieri per voi. Sole e Giove, Mercurio e Nettuno sono tutti in angolo armonico e vi promettono di sentirvi in perfetta forma, specie da un punto di vista dell'equilibrio e della tranquillità psicologica. L'ambiente dei parenti, degli amici, dei conoscenti, anche nuovi attorno a voi, asseconda il vostro stato d'animo gioioso e si sintonizza sulla vostra stessa lunghezza d'onda. È rimasto soltanto Plutone, a farvi qualche dispettuccio e a non permettervi di esagerare troppo nei piaceri della buona tavola, in particolare nel consumo di dolci, oppure anche degli alcolici. Durante la giornata di oggi vi sentirete come se doveste scalare la vetta e pian piano state cercando di affrontare tutte le prove. La cosa più importante, però, è quella di tenere a bada i nervi e le tensioni. Calma. Cari cancretti, se troverete il coraggio di aprire il vostro cuore all'amore troverete tutte le risposte che state cercando. Il lavoro procede bene con ottime intuizioni.
Il sole in buon aspetto e Giove favorevole aiutano a concludere gli accordi. Se dovete dire una bugia, sparatela grossa in questa giornata. Quando bisogna mentire per salvaguardare qualcosa, bisogna farlo in modo assolutamente sublime e senza ritegno, soprattutto se lo si fa in senso buono. Prima di prenderci gusto però, ricordate che vi sono dei momenti nei quali mentire è possibile, anche se ingiusto, mentre altri in cui la verità è indispensabile anche se fa male. Sono i dilemmi della vita. Bye bye a Venere che oggi vi lascia per raggiungere l'amante Marte in Leone. Per lo meno a illuminarvi avete il Sole nel segno, mentre Mercurio imbronciato in dodicesima casa non proferisce parola, dimostrandosi ancora più taciturno di voi. Unico amico Urano in sestile, indebolito però dalla doppia quadratura della Luna e di Saturno che lo tengono d'occhio col fucile spianato. Anche mentre dormite il censore vaglia il contenuto dei vostri sogni, impedendo al vostro inconscio di manifestarsi come vorrebbe. Amore ed Eros, possessivi voi e uguale il partner, ecco perché vi beccate, gelosissimi l'uno dell'altro, in pratica Otello e Otella innamoratissimi e sospettosi l'uno dell'altra. Le vostre sono fantasie distorte, la verità non verrà mai a galla. Anche perché se succedesse rimarreste profondamente delusi, nessuno scheletro nell'armadio da scoprire, nessuna trama gustosa degna di Gionesbo o Barrata. State attenti e guardate con un occhio più critico il partner, perché vi farà delle strane richieste che voi non dovreste prendere subito in considerazione. Potrebbero rivelarsi avventate e sconsiderate. Appassionati e mai scontati o ripetitivi nella maniera di sedurre, vi sentite oggi parte di un unico tutto con la persona che avete scelto di avere accanto. Una bella posizione di Venere nel segno buon vicino del Leone, vi fa sperimentare l'ebbrezza di una fusione totale, che altre volte vi aveva un po' intimidito, se non spaventato e, adesso invece, vi esalta. Lavoro e denaro, a lavorare di lunedì non ci pensate nemmeno se proprio non avete un'attività in proprio che reclama la vostra presenza o un capo che vi sollecita con un suo sperentorio. Altrimenti ve ne state a riposare, occhi chiusi e nemmeno un libro da leggere, soltanto pigrizia e relax. Per riscuotervi ci vorrebbe un invito a fare shopping, ed ecco che allora, attratti dalle cose belle come gazze, ritrovate di colpo tutta la vostra vivacità. Magari un amico sarà felice di accompagnarvi, ma poi non lagnatevi se vi farà spendere come una babbi. Ricordate soltanto che i vostri investimenti non sono infiniti. Giornata faticosa e stressante nella quale dovrete assumervi parecchie responsabilità che non sempre saranno vostro gradimento. Anche le entrate non saranno quelle sperate. Un assetto planetario di pianeti che si occupano di regolare l'apprendimento vi sostiene. Se siete in fase di studio, nel prepararvi per esami e concorsi, siete protetti, tanto per citarne uno solo di questi pianeti, da Mercurio, corpo celeste principe delle prove matematiche e scientifiche. Benessere, appetito robusto, ma la lunedì a pranzo da mammina o dalla suocera oggi ve la godete. Meglio ancora se il pranzetto lo date voi, circondati da amici e da persone carine che si complimentano con la vostra favolosa cucina. L'importante è masticare bene, ridurre il sale e aumentare le erbe aromatiche, piano invece con le spezie che col caldo possono causare stati infiammatori. Ottimale il bagnetto in mare, ma non appena dopo mangiato, anche se appartenete a un segno d'acqua anche per voi il mare ha le sue insidie. Spesso troppo presi a impegnarvi per le cause altrui, oggi è proprio il caso di pensare soltanto al vostro benessere, se volete recuperare energie, ritagliandovi spazi di relax con un pizzico di sano egoismo. Per lei, un dono di compleanno grandioso ricevuto dal vostro lui o a vostro turno fatto se, combinazione vuole, appartenete allo stesso segno. Un'altra conferma dall'amore forte e possessivo che vi lega, passione a 360 gradi. Per lui, tanti amici invitati a casa vostra, in giardino, e finalmente non bisogna più contare il numero. L'assembramento però non è permesso, siate ragionevoli e parchi, sia con i commensali sia con le quantità, non dovete sfamare un esercito. Colore delle emozioni, giallo sole. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 7. Finanze, 10. Benessere, 8.
Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.